È molto forte l'espressione con la quale si chiude questo video, no? Che i giovani non siano solo i terminali di tutta un'informazione che cerca sempre di mettere al primo posto il consumismo, il consumo. I giovani non possono, non devono essere un prodotto di consumo. E allora, davvero, questa sera, cari ragazzi, in cui, ecco, voi che avete risposto all'appello, voi rispondete ogni mattina ad un appello, l'appello dei vostri insegnanti, oggi avete risposto ad un appello speciale, fatto da un maestro speciale, Gesù. E avete risposto di sì, siete qui, ed è bello. La vostra presenza davvero per noi, per me, è proprio consolante. Perché queste parole, ecco, non le possiamo solo affidare all'etere, ai mezzi social, alla TV, che anche noi, ecco, religiosi, frati, utilizziamo proprio per veicolare il Vangelo. Ma comunque quanto è bella la relazione umana, quanto sono belle le relazioni in cui due sguardi, ecco, gli sguardi si possono incrociare, ci possiamo guardare negli occhi e possiamo confermare la bellezza e la conferma anche, trovare la conferma di quello che noi diciamo. Questa sera vi abbiamo invitati non per costringervi a recitare il rosario o ad obbligarvi a stare seduti ancora un'altr'oretta, no, non è questo il senso. Questa sera vogliamo proprio comunicarvi questo. La Chiesa è una madre. E questa sera la Chiesa come madre vi voleva proprio dare un abbraccio, vi vuole dare un abbraccio, vi vuole dire in bocca al lupo. Oggi si dice anche viva il lupo, perché voi amate la vita, amate la natura. E quindi anche nelle vostre espressioni, come ha detto questo video, noi millennials sono molto sensibili al tema dell'ecologia. E allora viva il lupo, ecco che voi possiate affrontare questi esami di maturità non incentrandovi, come direbbe una buona mamma, no? Ai propri figli, non ti preoccupare del risultato, tu dai comunque il meglio di te stesso. Ecco, questa sera una mamma speciale, chiamata Chiesa, che si realizza nella carne di tutti coloro che in questo momento vi attorniano, ed è questa assemblea, perché la Chiesa siamo noi. Ecco, questa mamma oggi vi vuole proprio abbracciare e vi vuole dire non badare al risultato, non avere paura di affrontare questo esame. È vero, la parola esame di maturità fa paura, è comunque un rito di passaggio. Qualcuno dice che l'esame di maturità è un rito di passaggio che permette a voi di passare dall'adolescenza alla maturità, alla giovinezza. Però insieme cerchiamo di capire che cos'è l'esame, che cosa significa l'esame. Vedete, a me piace immaginare l'esame con un'immagine, un simbolo potremmo dire, uno zaino. L'esame lo potremmo paragonare ad uno zainetto. Dobbiamo affrontare un viaggio e quando bisogna affrontare un viaggio, specie se questo viaggio lo si deve fare a piedi, noi nello zaino che cosa ci mettiamo? Certamente non mettiamo la zavorra, certamente non mettiamo le cose inutili, tutto ciò che ci può appesantire nel viaggio, però cerchiamo di scegliere quello che Papa Francesco in questi anni ci ha abituati, nei suoi discorsi, soprattutto a voi giovani, scegliere, discernere. Quando si confeziona, si prepara uno zaino per un viaggio, si discerne, si sceglie ciò che è essenziale, cioè ciò che è importante per il mio cammino. E allora bisogna fare sintesi. Vedete, questo allora mi piace consegnarvi oggi, proprio come immagine. Non abbiate paura di affrontare questo esame indottrinandovi di tante nozioni da imparare a memoria. Sappiate fare sintesi. Come direbbe un fratello maggiore, no? Un insegnante, come vi dicono i vostri anche educatori, la maturità si vede dalla capacità
di fare sintesi. Sapete che cosa diceva Goethe in una sua opera famosa, Faust? Diceva questo: ciò che hai appreso dagli adulti, riconquistalo se vuoi possederlo. E allora, tutto ciò che voi avete appreso in questi anni dai vostri insegnanti, dei libri di testo, non lo dovrete portare a memoria, come noi diciamo tante volte, no, a pappardella. Non dovete imparare la pappardella a memoria, ma sappiate fare sintesi. Quella storia, quelle nozioni, tutta quella teoria, ecco, che avete appreso, dovrete essere voi ad interpretarla e a realizzarla nella pratica. Questa sarà la maturità. Questo è il vero esame di maturità. Questa sarà la vera prova d'esame. Quella prova d'esame che non finirà il giorno in cui metterete da parte le vostre dispense, i vostri schemi. E magari dopo aver fatto l'esame vi sareste anche rinfrescati, no? Vi rinfrescherete anche con una doccia che lava via tutta la stanchezza. È un rito quello dopo l'esame, no? Di rinfrescarsi. Ma l'esame durerà per tutta la vita. Tutta la vita è un esame. Tutta la vita è una prova. E in questa prova voi porterete con voi la capacità di sapervi riconquistare tutto ciò che voi avete imparato in questi anni attraverso non solo i libri di testo, ma anche i libri di umanità, le relazioni che avete imparato a scuola, l'amicizia, i rapporti belli, puliti, il vostro rapportarvi anche con gli insegnanti. Tutto è scuola, tutto vi preparerà a questa maturità. E allora la parola che io vi voglio consegnare oggi è proprio questo: riconquista. Cari ragazzi, dovrete riconquistare tutto ciò che avrete appreso se volete davvero possederlo, altrimenti tutto svanirà, tutto passerà nel dimenticatoio. Dimenticheremo le regole di Pitagora, le regole, le formule di Euclide. Dimenticheremo magari l'anno in cui quell'imperatore è stato incoronato, ma non dimenticheremo il metodo, non dimenticheremo la passione con cui i vostri insegnanti vi hanno accompagnato in questi anni. Quello non lo dimenticherete, anzi dovrete riconquistarlo e tradurlo in altrettanta maturità, in altrettanta responsabilità. Questo io vi auguro. E poi vi voglio dire una cosa, come ho detto all'inizio, oggi forse un altro maestro vi ha chiamati, colui che si faceva chiamare maestro dai suoi discepoli. E Gesù, con le sue parole, ha lasciato proprio un piccolo segreto per superare gli esami. Ora ve lo dico, un piccolo segreto per superare gli esami. Sapete, c'era un santo francescano, San Giuseppe da Copertino, che non riusciva a studiare, era proprio veramente, faceva tanta fatica per ricordare a memoria. Lui si affidava allo Spirito Santo e ogni esame che affrontava lui davvero lo superava brillantemente. Gli studi gli servivano per diventare sacerdote ed è arrivato a questa meta. Lo Spirito Santo lo ha aiutato. Ecco, anche a voi oggi Gesù, come i suoi discepoli più di 2000 anni fa, dice: lo Spirito Paraclito vi insegnerà e vi ricorderà tutte le parole che Gesù, il Maestro, vi ha detto. Lo Spirito Santo, il Paraclito. Sapete chi è il Paraclito, la parola Paraclito? Questa è una parola che ora, se ve la dico, vi piacerà tantissimo. Paraclito significa suggeritore. Noi sappiamo che a scuola chi suggerisce viene punito. E invece no. Lo Spirito Santo è colui che si mette all'orecchio e suggerisce come vivere al meglio questa vita. Ecco la prova della maturità, qual è? Quella della vita. E allora perché no? Come San Giuseppe da Copertino. Da questa sera iniziate, ecco, preparandovi al vostro esame, dopo aver studiato, dopo aver imparato quelle nozioni, chiedete allo Spirito Santo di illuminare la vostra mente, il vostro cuore, perché sarà Lui poi a suggerirvi il modo con il quale dovrete fare sintesi.
a scuola, nel vostro esame, ma la cosa più importante, nell'esame della vita. Ecco, auguri di cuore, davvero.